vendita, ma non solo, del mercato. Udite. Dire a dire un colpo solo a Isla e a Samoa. Tra i tifosi, nella maggior parte dei casi, si sarebbero alzate le proteste. E invece sui social network sono nati solo gruppi di benvenuto da parte degli altri tifosi bianconeri, quelli di Torino. Perché Udine è così. Segue ma non mette pressione, aspetta il nuovo stadio con attesa quasi maggiore rispetto a quella di un campione. Perché i tifosi lo sanno, a parte rare eccezioni, a Udine si arriva, si diventa grandi e poi, per ingaggi e contratti pesanti, si emigra nelle big d'Italia ed Europa. Ma Udine hanno imparato a fidarsi di una società che vende e resta sempre in alto in classifica. E allora l'Udinese, a inizio giugno, ha già in casa gli alter ego di Asa e Isla. Vengono dal Brasile Williams e Allan. Il primo è chiamato il Pitbull, 26 anni compiuti, titolare nel Flamengo. Un mastino capace di supportare le quattro punte della squadra brasiliana, in cui quest'anno giocava Ronaldinho. L'altro è giovanissimo, già campione del Mondiale Under 20 nel Brasile di Coutinho e Dudu. Sulla sua pagina di Wikipedia manca la foto, ma c'è già il paragone con il cileno dell'Udinese. Talento che può giocare da esterno o da interno a centrocampo. Al mondiale giovanile ha giocato insieme a Gabriel Silva, esterno di difesa che l'Udinese ha portato prima in Spagna al Granada per poi girarlo in prestito al Novara, dove ha conosciuto la Serie A. Gabriel Silva avrà come nuovo compagno di squadra Thomas Hertaux, che arriva dal Caen. Storia simile a quella di Benassia. A Udine si fidano e sanno già come andrà a finire. Pescasparo 24, Francesco Cosatti. Prima parlavamo con